Allora, questa Massimo che mi stai facendo vedere è la Evo Series, giusto? Che sarà la prima ad arrivare in Italia verso fine marzo, se non sbaglio, ed è una serie di chitarre già dalle aspettative, dalle prerogative più alte, giusto? Quindi già semiprofessionali, che ricalcano un po' quella che era una volta la serie mia che abbiamo sempre riconosciuto per il tuo logo, se non sbaglio, che però adesso è sparito ovviamente per il lavoro che hai fatto con tutta questa nuova restyling delle acustiche Echo. Allora, questa appunto, come dicevi giustamente, la serie mia, avendo perso il mio Mino, ma tutte, se no avrebbero tutto questo Mino, era un disastro. Quindi la serie Evo è quella che ricalca quelle che erano le caratteristiche della serie mia, fino a che c'è ancora ovviamente adesso in commercio. Quindi questa, quali sono le caratteristiche? Velocemente, top in cedro massello, fasce fondo sono in mogano, così come il manico in mogano, la tastiera in palissandro, così come il ponte. Ora, questa chitarra, che cos'ha di diverso dalle altre? Quindi siamo in una fascia dove ci siamo abbassati di fascia, come io ho sempre voluto nella mia, quindi qui andiamo da 82 mm a 102 mm, e quindi per essere particolarmente vestibile. È cambiata anche la filosofia costruttiva, quindi viene stagionato maggiormente il legno. E quindi la chitarra è particolarmente leggera, te la faccio sentire e puoi apprezzare. Loro non si può apprezzare attraverso YouTube, non gliela si fa, però ci stanno lavorando. E abbiamo sempre il Fishman, mentre nella serie mia c'era il Fishman con il Precise Blend, quindi microfono e piezo, che abbiamo invece solo il piezo, perché spesso chi utilizza col microfono si incasina, vero? Poi gli dice: ah, ma mi fischia, ho capito, ma è un microfono. Questa è la 018 Cutaway. Su questa chitarra ho anche voluto un cutaway leggermente diverso rispetto allo Straight Cutaway. Questo lo abbiamo chiamato American Cutaway, diciamo così. Quindi queste sono le prime che arriveranno in Italia, e la fascia di prezzo è quella appunto che era della mia, cioè significa tra diversità di shape, tra i 320 fino ai 350-360 euro, giusto per farsi capire. La differenza è che anche invece che il satinato ho voluto il open pore, cioè significa che non c'è verniciatura, viene semplicemente tamponata. Questo permette di recuperare 200-300, anche 400 grammi di peso sulla chitarra, perché ci vuole tanta vernice. La chitarra è particolarmente risonante e a livello di feeling, poi può piacere o non piacere, è molto molto legnosa in questo senso. Gli shape disponibili sono la D Cutaway 018-018 Cutaway. Abbiamo una Parlor, che è questa. Tutta la serie Evo ha Montale Q, quindi non soltanto i Cutaway, tutta la serie equalizzata. Questa è una bellissima Parlor che ha avuto un sacco di successo. La mia Parlor ha avuto un grande successo. Ora si chiamerà Evo e monta l'equalizzatore. E stesse caratteristiche, non cambia nulla dal punto di vista né liuteristico né elettronico. Questa è la mia Parlor, la Evo Parlor, vedi, dopo tanto tempo. E poi quello che non avevamo prima è una mini guitar. Questa abbiamo visto la Mini 3 e la Mini Duo. Questa è particolarmente piccola e suona particolarmente bene, ovviamente andrebbe sentita. Poi uno dice: oh, l'oste parla sempre bene del suo vino, però è particolarmente piccola, comoda, e suona molto più grossa di quanto non appaia. E poi abbiamo messo in questa serie una baritona, perché io sono un fan delle accordature basse, e in questo caso ho cambiato due caratteristiche. Ti vado a far vedere la baritona, che è questa, e la differenza di tutta la serie Evo, l'anomalia, è che questa è il top in abete, per il semplice fatto che non c'è abbastanza storia dietro a una baritona per avere il top in cedro per la tenuta proprio della tensione. Così quindi anche Roberto ha detto: ok, quindi baritona è da sentire, perché a breve farò anche dei video con uno dei prototipi che ho a casa. Baritona e la Gypsy, come abbiamo visto nella serie Next, avevamo una Gypsy particolarmente economica. Questa invece è una fascia leggermente superiore. Essendo Gypsy non abbiamo il piezo, non si sapeva nemmeno dove metterlo. Questa è una Gypsy a cui ho fatto mettere il top in abete. È stato però tinto in maniera da assomigliare un pochino di più a quello che è un cedro. Qui ho voluto particolarmente questo D shape, il manico è un D, e su questa serie, che è la Evo, è una serie su cui ho puntato veramente tanto, ho anche voluto diversificare i diapason, gli scales. Quindi le serie D hanno 648 mm, che è il diapason, e noi usiamo i millimetri piuttosto che i pollici. Invece nella serie
Allora, Parlor 648 come la D, nelle serie invece OM, quindi 018, sono 630. Questo ci permette di, che anche chi usa fingerstyle, roba del genere, corde 12-13, di avere comunque una particolare morbidezza, perché altrimenti con 650, come di norma la scala, sono più scomode. Questa invece è 650, questa, la baritona è addirittura 702. E quindi la serie Evo è una... credo che sia una di quelle che darà molte soddisfazioni anche a livello professionale.